Da quando ho costruito il mio home studio, ho dovuto affrontare problemi relativi a insonorizzazione, trattamento acustico, passaggio cavi, microfoni, controlli remoti. Ho sempre chiesto aiuto a internet e ad altri batteristi e amici che avevano un home studio. Ho pensato che anche tu puoi incontrare queste difficoltà, se non le hai già incontrate. E quindi mi sono detto, perché non andiamo a trovare gli altri batteristi che hanno un home studio qui in Sicilia e gli chiediamo come hanno risolto i loro problemi? Partiamo oggi con lo studio Vicolo 27 di Manuel Saloni a Sortino. Il sogno di tutti i batteristi è avere lo studio di registrazione in casa e Manuel Salonia ce l'ha fatta. Come vedete non si sente molto, lui sta suonando nello studio. Noi usciamo dal suo corridoio e ci andiamo a immettere. Apriamo la porta, la prima. Come vedete l'insonorizzazione è davvero buona. Ed eccoci qua, nello studio di Manuel. Tu lo sapevi che sarei venuto? Guarda, onestamente sì, devo essere Ah, devi sincero, essere onestamente sì. sincero. E infatti ero pronto ad accendere subito questo aggeggino infernale. Buongiorno, buonasera a tutti. Ragazzi, a me sembra di stare a Dramio, perché ci sono gli stessi pannelli dietro, stesso colore, ma soprattutto la stessa ProLight che tu hai rubato a Dramio. Certamente, sono andato di persona per andare a prendere questa batteria, è stato un lungo viaggio. Quindi abbiamo visto fuori che dal corridoio di casa tua praticamente Sì. non si sente nulla. Non lo so, sei il primo che me lo dice. Non si sente nulla, quindi è stato insonorizzato molto Vuol dire che bene. funziona. Bene, Vuol dire che funziona. Come sono è stato contento. insonorizzato lo studio? Semplicemente dalla struttura preesistente è stata creata una struttura successiva con il cartongesso, la quale si distacca 12 centimetri da ogni parete, 12-15 centimetri. Quindi c'è un'altra struttura con la lana di roccia e un doppio pannello in cartongesso, sia sulle pareti che sul tetto. L'unica cosa che non è stata fatta è il pavimento disaccoppiato. E comunque devo dire che, ripeto, noi da fuori prima non si sentiva Sì, la resa è quasi abbastanza nulla. buona. Pannelli Parliamo un po' dei pannelli per il trattamento acustico, questi li hai fatti tu? sì, handmade. 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 Io e mia moglie abbiamo creato questi pannelli sfruttando i pannelli appunto di lana di roccia. Abbiamo creato questa intelaiatura che fa un po' da cornice con all'interno dei pezzettini di legno che servono a bloccare il foglio per non farlo uscire sia da un lato che dall'altro. E poi esternamente ovviamente li ho rifiniti con un tessuto che mi piaceva esteticamente, niente di particolare. E che ci stava bene, E che ci stava ovviamente. bene con la stanza. E invece il tetto? Il tetto, questi sono dei pannelli che ho preso in un sito che si chiama K&Elm con sede a Napoli e sono dei pannelli diciamo, accoppiati di spugna e legno che sono un po' assorbenti e un po' riflettenti. Quindi sono sia diffusori che assorbitori. Esattamente. Senti, Manuel, quanto è costato insonorizzare e trattare acusticamente questa stanza? Allora, l'insonorizzazione 2000, 2000. 225 di costi vivi di materiale. I pannelli più o meno ho fatto una stima di 30 euro per pannello, 27 perché il legno l'ho fatto tagliare, Ok. la stoffa l'ho fatta già tagliare, quindi se il legno te lo tagli e la stoffa te la tagli, ovviamente riesci ad abbassare un po' i costi. E dentro i pannelli cosa c'è? Dentro i pannelli c'è la lana di roccia, che ovviamente quello ha un costo, credo sia 12 euro o 15 euro un foglio di lana di roccia. Tutto, Tranquilli che in descrizione lasciamo tutto, tutto, quindi. E ma lasciamo anche il modello di lana di roccia. anche il progetto che hai Il fatto? progetto, se lo troviamo, dovrei averlo sull'iPad, lo regaliamo a Lasciamo tutti in gli amici del tuo PDF. canale. Ok. Continuando questo tour dello studio, Parliamo dei collegamenti sì, intanto. parliamo dei collegamenti, quindi
Allora, siamo collegati, i microfoni arrivano tutti a questa stage box da 20 canali, di cui 16 in mandata e 4 di ritorno. Questa stage box cammina lungo il tappeto, si infila nel muro. Eccolo là. Esatto. Lì c'è un tubo che io ho fatto lasciare appositamente quando sono stati fatti i lavori. Questo tubo mi cammina sottoterra e mi spunta esattamente dietro la scrivania. Ok, Da perfetto. qui esce il cavo, che è stato tutto legato, tutto il cavo è stato legato dietro la scrivania e arriva poi all'outboard attaccato al mio rack. Ok, outboard, parliamo un pochino dell'outboard. Che cosa abbiamo qua? Terza Una Focusrite 1820 e terza generazione. generazione, sì. Una Behringer ADA 8002 che mi serve ad espandere i canali, entrambi collegati con dei cavi ottici. Poi utilizzo una control room per poter avere più input e poter riascoltare indipendentemente su più monitor di casse. Un piccolo amplificatore cuffie per dei colleghi quando vengono ad ascoltare. Quindi si può registrare in più persone, Si può quindi. registrare in più persone e si può ascoltare con volumi separati più persone. Ok, poi qui ci Dall'altro lato abbiamo sono tutto il reparto elettricità. elettricità. Lì c'è una 2i4, credo sia una prima generazione, la utilizzo per fare lezioni online per non appesantire il portatile. Ok, il computer. Il computer è un Hackintosh i5 con 16 giga di RAM, 2 tera di hard disk. Ancora oggi si difende. Poi abbiamo i monitor da studio. Monitor da studio, monitor di fortuna che avevo messo da parte in attesa di monitor nuovi. Sono degli Alesis, credo si chiamino Elevate 5. Alle 25, ma li possiamo consigliare per chi vuole cominciare, Sì, li consiglio perché il costo non è impegnativo, però la resa sonora è di buona qualità. Poi il reparto stoccaggio, io qua vedo una libreria. Sì, questi sono, diciamo, i miei metodi, tra vibrafono, marimba, rullante, batteria, insomma, tutto quello che ho avuto modo di leggere negli anni. Tutto iperordinato, qua c'è Sì. la chicca che a me piace tantissimo, il portachiavi con appendino della Fender, che è spettacolare. Comunque l'ordine di Manuel è eccezionale, sì, Sì, io ho tutto bisogno di ordine. ordinatissimo, fantastico. Poi abbiamo da quest'altro lato questa, diciamo, situazione pelli con cordiere, cavi, Sì, splitter, bacchette. adattatori, bacchette, un po' di hardware che monto e smonto all'occorrenza. E i rullanti, vogliamo parlare di questi rullanti? E rullanti partiamo dal più piccolino, un Drumcraft da 10 pollici che utilizzo principalmente per fare reggae o come un finto timbales. Passiamo per un rullante artigianale 14x5, il mio Signature in ciliegio, Lo facciamo vedere sì, 13. 13x7 bene. Chi l'ha fatto? è un rullante firmato SB Snare, Sebastiano Berritta, è un mio amico e collega. E io vi consiglio di andare a vedere la prova di questo rullante, il test che ha fatto Manuel di questo rullante sul suo canale, perché è un rullante notevole. È un rullante nato così per gioco, nel senso che Sebastiano ha sempre avuto l'interesse nel creare dei rullanti e delle batterie. Un giorno gli ho chiesto: ma perché non me lo fai un rullante bello profondo? Io sono una persona che adora due cose: i rullanti da 13 pollici e i rullanti profondi. E quindi gli ho chiesto un rullante profondo da 13 pollici. Ora parliamo di un'altra cosa particolarmente spinosa, un argomento particolarmente spinoso che è il monitoraggio in cuffia quando si registra. Per Sì. noi batteristi il problema è che abbiamo magari la batteria da questo lato e lontano, anni luce da noi, c'è la nostra postazione di mixaggio e di Esatto. monitoraggio. Tu come risolvi due problemi? Il primo, come fai quando stai qui a registrare e a controllare il computer che sta qua. Ok, allora partiamo dalle soluzioni più economiche. Anzi, no, sono tutte economiche. In realtà ci sono le più pratiche e le meno pratiche. La più pratica è sicuramente comprarsi un aggeggino di questo tipo, che colleghi tramite USB anche con una prolunghetta.
costa penso intorno ai 30-35 euro e poi armare le tracce, andare in play, stop. Questo se non si possiede un tablet. Siccome oggi credo che un po' tutti possiedono comunque un tablet di varie marche, un'altra cosa che utilizzo è un'app sul mio iPad che si chiama DAW Control. Lasceremo in descrizione ovviamente. Sì, si presenta in questo modo: possiamo scegliere se visionare il transport, quindi solo per quanto riguarda lo studio andare avanti e indietro, o se avere il controllo dell'intera superficie con i canali, con il solo, il mute, il pan, avanti e indietro, poter lavorare sulle automazioni. Insomma, ci sono veramente un bordello di impostazioni che si possono settare direttamente a 2, 3, 4, 5 metri dalla postazione. Fantastico. È tutto costo al costo di applicazione, credo 2,49 euro. 2,49 euro, va bene ragazzi, scaricate tutti questa applicazione, perché cioè, io la sto scaricando subito. Ma il mio problema nasce dal fatto che siccome il sistema del computer è un sistema vecchio, Logic Remote, perché io utilizzo Logic come DAW principale, non funziona su questa cosa qui, e quindi per ovviare a questo problema ho trovato sull'App Store questa app a pochissimo prezzo, in cui anch'io ero scettico, però alla fine funziona bene. Senti Manuel, ma quando registri tu, sì, che cuffia usi per monitorare e come funziona il routing in cuffia? Allora, cuffie ne utilizzo due. Utilizzo la Beyer Dynamic 770, che è questa qui, lì in questo momento, e ho anche delle Shure, le S215, la linea più economica di Shure, che a mio avviso è una linea modestissima, funziona alla grande. E come ti arriva il segnale in cuffia? Da dove? Utilizzi dei preamplificatori per cuffie o mixer? Come sì, funziona? Allora, utilizzo preamplificatori per cuffie e mixer. Principalmente okay. I preamplificatori li uso in live per questione di praticità, mentre qui in studio ho un mixer da pochi euro, che è un Behringer, mi pare si chiami il 1202-1208. Come faccio ad ascoltare separatamente quello che arriva dal computer? Allora, tornando alla stage box, utilizzo le quattro mandate di ritorno. La mandata 20 è il mio drum master, quindi tutta la batteria già equalizzata, mixata, dipende dal tipo di progetto a cui sto lavorando. Mentre il canale 18 è la linea separata della backing track, del click, del Bluetooth, se mi mando dei file attraverso il Bluetooth. Insomma, uno è la batteria e l'altro è totalmente l'ascolto. E quindi tu su Logic ti fai due mandate. Una per il tracking degli ascolti, sì, e la mandi a quella uscita lì, quell'uscita, che corrisponde al 18, mentre la batteria, tutta la batteria, il drum bus, viene mandata tutta all'uscita 20, che è collegata alla mia da 8002, e mi ritorna indietro il segnale già mixato, pompato. Ok, quindi le cuffie le colleghi all'uscita cuffie del mixer. Esattamente, i due canali arrivano qui separatamente, è indifferente i punti dove li metti, l'importante è ricordarsi qual è la batteria e qual è ovviamente la backing track. Quindi hai volumi separati per backing e batteria. Sì. E poi semplicemente le cuffie vanno all'uscita cuffie, ognuno si regola il volume che preferisce. Senti, e invece dal punto di vista online, tu fai lezioni online, come ti organizzi? Faccio lezioni online, utilizzo la scheda audio 2i4, da questa control room, lo stesso segnale che io mando alle casse esce parallelamente e entra su questa scheda audio. Okay. La scheda audio viene collegata tramite USB al mio portatile, che solitamente sta alla mia sinistra, su questo piccolo stand qui. Perfetto. E io quindi sul mio portatile arrivo con una mandata left right pulita, quindi il carico di lavoro di plugin se lo carica l'Akintosh, mentre il computer portatile ha solo, come dire, il compito di prendere il segnale in ingresso. Semplicemente collego le cuffie e con le varie videocamere, con lo zoom che mi prende tutta la parte superiore della batteria. Questo che zoom è? Questo è uno zoom Q4N, ha una lente grandangolare, quindi ti permette anche a pochissima distanza di avere una bellissima visuale. E quindi, dunque, il video lo prendi da lì? Il video lo prendo sia da qui, sia dalla fotocamera frontale del Mac, che ovviamente è messa all'altezza faccia. All'altezza faccia qui, quindi, diciamo. È la videocamera che utilizzo principalmente per parlare. E poi utilizzo questa Nikon qui, che è una reflex entry level, che piazzo su quel treppiedi lì. E utilizzo come inquadratura di sinistra quando si tratta di vedere un po' la posizione del braccio, del gomito, sul rullante, esercizi sul pad. Quindi ho tre camere / 4, perché la quattro camera
potrebbe essere il mio iPhone come camera mobile per i piedi o per qualche altra Ok, cosa. quindi puoi switchare fra Sì, questi punti però di... non utilizzo Atem, non utilizzo niente, semplicemente da zoom, se c'è bisogno, Selezioni la camera. seleziono le camere senza troppi software Quindi difficili da comunque controllare. è un sistema non impegnativo, non pesante per il computer, No. economico, perché tutto sommato E se non ci sono anche... outboard, cioè semplicemente l'unica spesata è quella di avere le videocamere, il tutto collegato tramite USB. Senti, la batteria è quella di Dramio, vabbè, l'abbiamo capito, ma nel dettaglio, che batteria è? È una Sonor Pro Lite, una cassa 22, il primo 22 tom per 17 e 22 x 17 e mezzo, mezzo, sì. ok. Poi ho l'abitudine di montare i tommi e i timpani al contrario, per la questione che ti spiegavo prima. È un mio bisogno quello di avere i tom al contrario. Io preferisco, ho sempre l'abitudine di utilizzare il primo tom e il primo timpano per i fill. Quindi il fatto di avere suoni caldi nella posizione in cui io vado a cercarli di norma senza pensarci troppo. Sì, è bello suonare in questo modo. Quindi abbiamo detto 12,9. 22, 17 e mezzo, 12, 9, 10, 8, 16, 16 e 14, 14. E questo è un PM Snare, un altro rullante artigianale in noce americano. Misura 13. Sempre 13, credo sia 13 per o 5,5 o 5,75 con il cerchio sopra S-Hoop. Piatti UFIP, Sì, piatti ok. UFIP sono tutti Extatic, Ecstatics, Sis, tranne tranne l'ultimo Crash che è un un Blast da Last e gli 16. splescini sono Class. E Sì. poi c'è il telefono, quella è la cosa più bella. Il telefono, questo è bellissimo. Originale, vintage. Stupendo. Che tipo di microfoni ci sono su questa batteria? Al momento ho un set composto da AKG Studio Set, solo che il set è un po' scorporato perché i due panoramici in realtà li utilizzo uno per sotto la cordiera e uno per il Charlie. Quindi snare bottom e Esattamente. hi-hat sono con i due I panoramici, due con panoramici i due forniti overhead del set del set AKG. AKG. I quattro microfoni che in realtà sarebbero per due tom, timpano e rullante, io ce li ho montati interamente sui tom. Ok. E sul rullante invece sopra abbiamo un Audix I5, Sotto uno dei uno due dei due AKG, AKG, gli sopra overhead. abbiamo dei Samson, credo siano i C02. E poi c'è dentro la cassa Dentro la tre cassa, microfoni sulla cassa, diciamo. sì, abbiamo un Behringer BA19A, che è il classico microfono a saponetta che su web non si trova più, perché li hanno comprati tutti. Poi l'altro kick-in è L'altro kick-in è l'AKG. una KG messo fuori asse e invece il sub-kick è un classico microfono a diaframma largo, credo sia un Icon, Con con una un pressione livello sonora di pressione sonora di SPL 136 136, mi pare, dB. 137, insomma, queste Quindi specifiche si adatto, trovano adatto per la pressione della cassa, sì. le pelli sono Aquarian. Sono Aquarian perché sono endorser Aquarian e quindi mi trovo legato a questo marchio, che è un marchio che utilizzo e con cui mi trovo abbastanza bene. Bene, siamo arrivati alla fine. Io ti ringrazio di avermi seguito, anzi vi ringrazio, spero che siete stati in molti. Commentate tutte le domande che avete per me, per Manuel, scrivetele nei commenti. In descrizione ti lasciamo e vi lasciamo tutto quello che abbiamo detto sulle specifiche di questo studio. E se i miei video ti piacciono, ti ricordo che cliccando qui ai lati potrai vederne altri due. Se clicchi al centro puoi iscriverti al mio canale, seguimi su Instagram e Facebook e leggi gli articoli sul mio blog diventarebatterista.it. Lasciami un pollice in alto che mi renderebbe davvero molto felice e se lo fai sei un grande. Io ti mando un grande saluto assieme a Manuel e ti aspetto alla prossima. Ciao! Ciao! Sai che ora è? Ti ho svegliato? No, però non mi sembra l'orario. Scusa, me ne vado, Va buonanotte. bene, buonanotte.